Arriviamo a giocare questo terzo turno del campionato di eccellenza contro Mogliano, reduci da quella che probabilmente non è stata una delle nostre migliori partite giocate. Abbiamo sofferto parecchio contro la Lazio, probabilmente per merito della partita che hanno giocato i romani, ma probabilmente anche per demerito nostro. La nostra difesa non è stata all'altezza della situazione, abbiamo sbagliato troppi placcaggi e concesso quindi troppi spazi ai nostri avversari. Qualcosa questo che abbiamo lavorato in settimana e che non si dovrà ripetere sabato contro Mogliano. Mogliano è una squadra che conosciamo abbastanza bene, ci abbiamo giocato l'ultima amichevole precampionato, una partita che sostanzialmente è finita in parità, avendo segnato 4 metri per parte. È una squadra che si è rinforzata notevolmente durante l'estate con gli arrivi di due giocatori di grande esperienza nel pack come Giazzone e Padrò, a tre quarti molto veloci, molto intraprendenti, molto pericolosi come Visentin, come Guarducci, come il giovane Zanon, e hanno in cabina di regia un giocatore che sa far girare magnificamente la squadra come Enrico Endrizzi. Non mi resta che dare appuntamento ai nostri tifosi per sabato alle 16 allo Zaffanella. Ci vediamo là. Sti bene. Analizzando la partita con la Lazio, sicuramente quello che è andato male è la difesa. E infatti settimana abbiamo lavorato tanto su questo per metterla a posto per la partita con Mogliano, perché sarà un punto fondamentale per riuscire a vincere contro Mogliano. Oltre a questo, sicuramente il lavoro degli avanti sarà molto importante, dove ci sarà da dar battaglia dall'inizio alla fine, perché Mogliano è una squadra che per 80 minuti dà il massimo, non molla mai, quindi sicuramente per poter portare a casa il risultato sarà bisogno di 80 minuti di una prestazione veramente buona.